Thank you very much, Professor Di Cataldo. If I recall well the history of the entire thing, then there was a period where there was a very simple solution for the relationship between the EU and the EPO, subcontracting EU work to the EPO. You leave it as it is, but you control it, rather than let it go for itself. Okay, that was a point in history 15, 20 years ago. We move next to the crucial problem, to the true reason, why the politicians changed from the original community patent to the enhanced cooperation. It was not linguistics, it was the Court of Justice, and Professor Catrano is going to talk about this in text. Thank you. Grazie Presidente, grazie a Costanza Onorati per questa occasione di mettere intorno a un tavolo persone con competenze diverse e cercare di fare sintesi, ovviamente anche con un po' di polemica che si considera uno dei privilegi dei professori che non sono tenuti a una disciplina di gruppo o di organizzazione. Io cercherò di non essere polemico, ma di vedere il più tecnicamente possibile lo svolgimento di questo negoziato. Però prima di iniziare consentitemi di leggere una frase che è oggettivamente molto più di quella segnalata già dal professor Di Cataldo, che dice che le licenze obbligatorie per i brevetti europei dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipati in relazione ai rispettivi territori. Effettivamente non dice niente, il dovrebbe il tempo normale in tutti considerando, quindi non vuol dire niente, che è come se fosse deve, però per una tradizione i giuristi linguisti quando vanno a fare la toilette dell'accordo dei testi che sono stati approvati dal Consiglio trasformano tutti considerando in condizionale, mentre il presente è il senso del dovere e quindi equivale a deve, ma non c'è solo il presente nel testo degli atti dell'Unione Europea. Quello che io voglio sottolineare in partenza è che il successivo considerando l'accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti non osta a che l'Unione Europea eserciti le sue competenze in materia. Questo mi sembra un po' delirante. Intendo dire, mi sembra ovvio che un accordo non possa bloccare lo sviluppo delle competenze del diritto dell'Unione Europea. Partiamo da... Saltiamo il negoziato che inizia nel 2007, i primi tentativi di recuperare questo lungo dossier, questo dossier che ha una anzianità di quasi 40 anni, e il merito certamente grande dell'Ufficio del Brevetto Europeo di aver svolto molto bene il suo ruolo di identificazione della novità, delle proposte su questioni spesso talmente tecniche da essere far auspicare un'economia di scala e che quindi tutte le messe in verifica del brevetto medesimo siano svolte in un solo posto. Penso ad esempio proprio alla ratio del certificato complementare per i medicinali, che nasce proprio perché la procedura di verifica dei principi attivi di un farmaco richiedono un certo periodo di tempo e quindi questo istituto del diritto dell'Unione ha proprio questa funzione di proteggere una fase nella quale che si sprecherebbe perché il test dell'invenzione sottoposta a giudizio appare
ancora tutto da verificare. Vado al parere 1-2009, che è del 2011, che quindi va dopo una fase di un tentativo di introdurre una brevetto, una tutela sostanziale, ma soprattutto una tutela giurisdizionale del tutto speculare a quella dell'ufficio del brevetto europeo, con paesi terzi. La Corte boccia questo primo progetto per tante ragioni, ma in particolare una cosa che, di cui discutevo con il professor Baratta, perché questo, almeno per due ragioni, perché questo accordo toglie al giudice nazionale quella funzione di pilastro fondamentale di applicazione del diritto dell'Unione Europea, che fa da pandan con quello eccezionale, in termini anche numerici, degli interventi della Corte di Giustizia. Il lavoro lo fanno i giudici, sul diritto comunitario lo fanno i giudici ordinari, i giudici nazionali, lo sappiamo. E la Corte dice no, il sistema ormai è così incastonato che non ci può essere una giurisdizione che di un soggetto terzo che espropri la competenza degli stati nazionali. Secondo motivo, non c'è una responsabilità, sentenza Frankovic, la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli che si vedano privare in violazione del diritto dell'Unione Europea di una tutela che è offerta appunto dal diritto dell'Unione Europea, non c'è. A questo punto, e la Corte boccia questo progetto, come avviene quando la Corte viene richiesta di un parere preventivo alla conclusione di un accordo internazionale. Dico per un motivo molto semplice, perché quando ciò non accade si possono creare imbarazzanti questioni con gli stati terzi. Penso per esempio all'accordo per il trasferimento dei dati personali tra Europa e Stati Uniti, che a un certo punto fu bocciato, e nel momento dell'attuazione, con necessità di accordi provvisori. Quindi la fisiologia dell'accordo preliminare, del parere preliminare, è proprio quello di dare un giudizio preventivo per evitare problemi successivi. A questo punto, e qui inizia il mio racconto negoziale, a questo punto la Commissione scrive un non-paper estremamente singolare, un non-paper in cui consiglia sul follow-up del parere 1, follow-up del parere negativo 1-2009. Un non-paper, forse la Commissione può assumere le sue responsabilità con un documento COM, comunque un non-paper. Ricava dalla sentenza, dal parere 1-2009, ricava questa conclusione: che non si può fare un accordo con la presenza di stati terzi, mentre, al contrario, si può fare un accordo fra gli stati membri. Questa è la natura di questo accordo, un accordo fra gli stati membri. E vi devo dire che si fa fatica a ritrovare nella memoria gli accordi fra gli stati membri. La Corte trova un solo precedente, e dell'accordo dei marchi del Lussemburgo, di una Corte alla quale si possono rivolgere i giudici dei tre paesi che compongono il Benelux. Veramente una piccola cosa. Perché? Perché gli accordi fra gli Stati membri sono un'esperienza sepolta.
e sepolta nel momento in cui la Convenzione di Bruxelles del 1968 viene trasformato in un regolamento. Ho riletto un bellissimo libro di Lucia Serena Rossi che si occupava nel 2000 degli accordi fra gli Stati membri e concludeva: ne parlo, però non ne avremo più bisogno di questi accordi fra gli Stati membri. Insomma, faceva una predizione del tutto ragionevole che non ci sarebbero stati più accordi fra gli Stati membri. Quindi nasce questo accordo fra gli Stati membri. E io mi sono fatto un po' cura di studiare il periodo dal 71 all'entrata in vigore del regolamento, nel quale era stato in vigore il protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di questa convenzione cosiddetta comunitaria, che nasceva sulla base di un articolo del trattato, adesso non c'è più, del trattato di Roma, il 220, che immaginava che in alcune materie, il diritto internazionale privato fra questo, ma le società, la doppia tassazione fiscale, eccetera, eccetera, gli stati, ma stiamo parlando del 1958, non essendo pronti a trasferire competenze alla comunità europea, avessero la possibilità, obbligo de contraendo, obbligo de negoziando, la dottrina si divise, di adottare degli accordi internazionali. Questi accordi internazionali dunque avevano una base giuridica nel trattato, ma al tempo stesso non erano sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea, perché appunto ci voleva un protocollo aggiuntivo, perché la Corte potesse svolgere il suo ruolo di interpretazione pregiudiziale. Del tutto simile, non voglio tediarvi con la discussione dell'epoca, non era proprio del tutto simile, ma soprattutto si pose questa questione. Si tratta di acquis communautaire, il risultato della giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia relativamente alla Convenzione di Bruxelles, fino a che è vissuta come tale e non si è trasformata in regolamento, dava luogo ad un acquis communautaire oppure era un subsistema di diritto dell'Unione Europea, di diritto comunitario all'epoca. Questo tentativo fu fatto anche per la Convenzione di Roma. Sapete che in quelle convenzioni vi era una relazione, il professor Pocarni aveva fatta una a proposito della Convenzione di Lugano, mi fa piacere citare questo suo ulteriore ruolo quando dice che è un esperto di diritto comunitario, e ciascuno di queste convenzioni comunitarie aveva pubblicato in Gazzetta Ufficiale una relazione di un professore. Quella della Convenzione di Roma era fatta dal professor Tizzano, ma il protocollo aggiuntivo della Convenzione di Roma, diciamo, non è mai entrato in vigore, perché entrò in vigore nel 2004, quando oramai la Convenzione di Roma si era trasformata a sua volta in un regolamento. Ergo abbiamo soltanto un precedente, quello della Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze, della giurisdizione delle sentenze in materia civile e commerciale, scusatemi, non ho detto per intero il titolo, perché poi c'era anche la Convenzione di Bruxelles sul trasferimento della sede delle imprese, che non entrò mai in vigore, nonché il tentativo abortito della Convenzione sul fallimento. Allora, noi in questo caso l'interpretazione, il ruolo interpretativo è affidato, quindi non c'è bisogno di un protocollo, c'è già nel sistema. D'altronde, come lo stabiliva la già evocata convenzione sul brevetto comunitario. Quindi la prima questione, l'aver trasferito le norme di armonizzazione, vecchie norme, old style, dalla proposta di regolamento al testo dell'accordo, impedirebbe
alla Corte di Giustizia di entrare nell'accordo che è fra gli Stati membri, non fra soggetti, diciamo, ha escluso la Corte che potessero esserci soggetti terzi. Quindi, diciamo, un sistema che per quanto protetto, blindato da questa, da questo trasferimento, insomma, dovrebbe avere una sua coerenza col sistema. Un subsistema, boh, non so. Oltretutto è veramente un problema nuovo perché la Convenzione di Bruxelles veniva firmata e ratificata da tutti gli Stati, anche quelli di nuova accessione. Ogni qualvolta erano entrati dei nuovi Stati, si era modificata la Convenzione e si era preteso che entrassero nella Convenzione di Bruxelles. Quindi qui invece potremmo restare a un numero 13 soggetti. Questo a luglio del 2011. A settembre del 2011 questo testo proposto dalla Commissione diventa testo del Consiglio, di dibattito del Consiglio. Ci sono un paio di versioni più o meno fino a novembre, dopodiché il testo dell'accordo sparisce dalla scena. Ci sono degli stati che chiedono di avere accesso, gli viene risposto che si tratta di materia che potrebbe compromettere le relazioni internazionali dell'Unione Europea. Le relazioni internazionali dell'Unione Europea. Due volte viene rifiutato l'accesso alla documentazione, il che vuol dire che era veramente qualcosa che si intendeva proteggere dagli occhi indiscreti degli stati che non erano, diciamo. Parlo del Lussemburgo, il Lussemburgo subito fa una nota in cui mette in evidenza, oltre anche la questione della, e ci vorrei ritornare per un attimo, anche se il tempo non è moltissimo, della competenza della Corte dell'Unione Europea a concludere i trattati, il cosiddetto Treaty Making Power dell'Unione Europea. Dicendo la sentenza ETR, ma si potrebbe proseguire Kramer, Open Sky, e si potrebbe proseguire fino al punto di citare appunto il parere, è già stato citato il parere sulla competenza in materia di TRIPS, ma ancora persino più pertinente il parere sulla Convenzione di Lugano, perché la Convenzione di Lugano, come sapete, è un adattamento di Bruxelles, insomma dell'ex convenzione di Bruxelles, del regolamento di Bruxelles agli stati terzi, e in quel caso la Corte in un altro parere disse la competenza è esclusiva, perché nella lunga teoria della crescita delle competenze si è giunto al punto da dire che basta modificare degli atti. Non solo, non ripercorrerò tutto il percorso, la successione di considerazioni della Corte, però allo stato attuale anche la modifica di un accordo, modifica di norme, di atti che valgono prima della conclusione dell'accordo, richiede una competenza esclusiva. Si trattava di modificare le norme relative al regolamento Bruxelles 1. Se andiamo a leggere nel testo dell'accordo, troviamo una norma alla fine, l'articolo 85, che dice che si potrà modificare l'accordo, entrerà in vigore l'accordo solo nel momento in cui ci sarà quel certo numero di ratifiche, con la triplice, sono pronto, con la triplice, la chiamo così, diciamo, in senso non offensivo, che è quello della Germania, Francia e Inghilterra, tre le lingue, tre le ratifiche necessarie, tre le sedi. I professori di diritto industriale sono più bravi di me a spiegare quali sono le dinamiche della lobby industriale, io illustro quelle delle posizioni degli stati. Se non modificando il recast di Bruxelles, cioè il regolamento appena approvato nel 2012, che introduceva alcune modifiche alla convenzione, al regolamento di Bruxelles.
cosa che puntualmente, per poter consentire l'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione ha proposto il 26 luglio del 2013. Non solo questo era stato già segnalato da autori, dalla famosa nota del Lussemburgo, eccetera, ma diciamo, il seguito prova che senza modificare, diciamo, l'accordo, il regolamento di Bruxelles al fine di riconoscere che questo trattato è con una fictio iuris, come la vogliamo chiamare, è una fictio iuris, noi siamo giuristi e siamo abituati a pensare come se, tanquam. Beh, con una fictio iuris questo tribunale è equivalente a un giudice nazionale comune, operazione particolarmente, diciamo, complessa. Allora, per concludere, questo negoziato è stato oscuro fino al momento, e cito due, consentiteci, ultimi due passaggi del negoziato, fino al momento in cui il Parlamento inglese, il 26 degli United Kingdom, il 26 ha pubblicato un suo parere dopo aver sentito tante posizioni degli autori e degli ambienti interessati, ha deciso che l'armonizzazione di questi due articoli, come già stato detto, avrebbe creato problemi sia perché prolungava i tempi, sia perché la Corte di Giustizia è ignorante in materia di brevetto. Ma la Corte di Giustizia è ignorante in materia di brevetto perché gli Stati non vogliono che sia estremamente conoscitiva della materia dei brevetti, perché nel trattato c'è scritto che la Corte di Giustizia può creare una sezione specializzata e quindi scegliere il fior fiore, gli stessi che possono andare al tribunale, possono andare benissimo a fare una sezione, sarebbero felicissimi i nostri amici industrialisti di andare lì perché sono competenti ed è giusto che siano loro e non un generico conoscitore del diritto dell'Unione Europea. Ma questo non lo vuole, quindi ignorante, ma la si lascia all'oscuro, e soprattutto perché tutto questo deve finire, diciamo, nell'ambiente che circonda l'ufficio del brevetto europeo. Ultimo episodio, David Cameron va il 29 giugno del 2012, quel famoso consiglio europeo nel quale, vi ricordate, c'era anche Monti che chiedeva un po' di misericordia ai capi di Stato e lo prolungò fino alle ore 4 del mattino per ottenere questo. Da una parte c'era invece la richiesta del Consiglio europeo di eliminare gli articoli 6 e 8 attuali, 24 e 26 dell'accordo. Questa richiesta è la prima in assoluto, mi correggerà il professor Barat, ma io non credo che ce ne siano e ce ne saranno mai altre, del Consiglio europeo che entra dentro al processo legislativo, che è una cosa del Consiglio dei Ministri. Ma ovviamente bisognava alzare il livello. A quel punto il Parlamento europeo resta in forte imbarazzo, per 3-4 mesi, non so, immagino che ci sia stata un'operazione di forte lobby, finché la presidenza cipriota, ai primi di novembre, inventa questa formula dell'articolo 5, non torno, anche se questo era originariamente l'argomento della mia relazione, perché è già stata ben spiegata, e esce da uno studio legale, vi posso dimostrare che esce da uno studio legale, perché c'è su internet un documento JPEG che esce sul sito di un ufficio di una legale, e tutto converge perché il Parlamento non trova la forza che aveva trovata in occasione della bocciatura, non dico soltanto di ACTA, ma anche e soprattutto della brevettabilità dei programmi dei computer del 2005. Come voi sapete, è regolata sì dalla direttiva del 91 questa materia, ma solo sotto la forma del diritto d'autore, perché il Parlamento europeo si oppose alla brevettabilità in quanto tale, mentre la brevettabilità di fatto, in una serie di sentenze, inutile che mi addentri su questo, è riconosciuta dall'IPO.
Quindi diciamo non è il primo tentativo di sfondamento, ma in questo caso la pressione è stata tale da convincere il Parlamento ad accettare. Resta un'ultima possibilità, che la Corte di Giustizia valuti questa questione. La Corte di Giustizia è un organo che tiene, ha un self-restraint, deve sapere gli equilibri, cioè la Corte di Giustizia non può fare il barricaderos come possiamo fare noi qui. La Corte di Giustizia potrebbe valutare alcuni di questi elementi. Secondo me, più che buttar giù il sistema, sarebbe auspicabile che affermasse la propria giurisdizione anche sui contenuti dell'accordo. Questa è la posizione più realistica. Grazie.